Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura un'ampia pagina di cronaca. Partiamo da quanto accaduto ieri a Pescara. È stato il compagno a lanciare l'allarme, ad avvisare il 118. Infatti una donna di origini romene è stata trovata senza vita in una casa fatiscente nel quartiere San Donato di Pescara, in una zona periferica di Campania. Nella notte il compagno è stato interrogato dalle forze dell'ordine. Si cercano risposte sulle cause della morte dall'autopsia. Andiamo a vedere insieme i dettagli nel servizio. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Monica Godos, 53enne romena, trovata senza vita dal compagno in un'abitazione fatiscente di strada Colle Orlando, in zona periferica di Campania, nella parte sud di Pescara, nel quartiere San Donato. La prima ricognizione cadaverica condotta ieri sera dall'anatomopatologo Christian Dovidio sul corpo della donna avrebbe evidenziato ecchimosi su diverse parti del corpo, sul torace, sullo zigomo e sul labbro, segni che potrebbero far pensare ad una caduta accidentale, ad un litigio oppure a qualcosa di più, ad un vero e proprio delitto. Per questo gli investigatori non escludono alcuna pista. Il compagno della donna, che ha allertato il 118, nella notte è stato ascoltato dai carabinieri di Pescara e dal pubblico ministero della procura adriatica Anna Benigni, che si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale pescarese, dove l'uomo è stato trasportato in evidente stato di shock. La sua compagna all'arrivo dei soccorsi è stata trovata riversa a terra davanti alla porta di casa, dove secondo il racconto del compagno lui stesso l'avrebbe trascinata per tentare i primi soccorsi. Secondo una prima ricostruzione i due avrebbero avuto problemi di alcolismo, sarebbero entrambi senza un lavoro fisso e senza fissa dimora. Il luogo dove vivevano infatti racconta del degrado e della precarietà della situazione in cui versava la coppia. Anche questo potrebbe essere un elemento importante per capire e ricostruire cosa sia accaduto nelle ore precedenti il decesso, avvenuto molto probabilmente ore prima del ritrovamento del cadavere. Una vicenda, questa di Pescara, per molti versi simile a quanto accaduto qualche settimana fa a Carsoli. Anche in quel caso, alla base del decesso della donna, c'era una situazione di particolare degrado ed indigenza e fu proprio il compagno ad allertare i soccorsi. Andiamo avanti, erano tutti residenti nella provincia di Pescara, i 33 indagati, 11 oggetto di misura cautelare, dediti alle truffe sui principali siti di e-commerce italiani. Un giro d'affari di circa 200.000 euro che ci racconta nel servizio Andrea Costantini. Associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe e illecito utilizzo di strumenti di carte di credito sono i reati contestati alle persone, tutte del pescarese, coinvolte nell'indagine della Procura di Pescara, che ha portato a 11 misure cautelari, 8 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora, eseguite con il concorso di compartimento di Polizia Postale di Ancona, squadra mobile di Pescara e reparto prevenzione crimine Abruzzo. Le misure emesse dal GIP del Tribunale di Pescara Nicola Colantoni arrivano dopo un'attività di indagine che vede 33 indagati, alcuni con precedenti specifici, in relazione a un centinaio di truffe su internet. Su 37 carte ricaricabili, oggetto di monitoraggio per 4 mesi, sono confluiti oltre 210.000 euro versati da ignari acquirenti per acquistare notebook, strumenti musicali, motori fuoribordo mai consegnati dai truffatori. Addirittura spesso questa merce, per dare contezza del fatto che hanno fatto, che hanno spedito la merce, mandano anche delle false fatture via WhatsApp per indurre le persone a mandare l'anticipo, addirittura ad acquistare totalmente la merce. Le carte sono state individuate attraverso analisi di dati inseriti nella banca dati Interforze. La tempestiva acquisizione da parte degli agenti delle analisi delle relative liste movimenti e l'individuazione dei punti di prelievo e spendita ha consentito di acquisire i filmati relativi alle operazioni di prelievo e arrivare all'identificazione di chi prelevava le somme di denaro, persone però diverse dagli intestatari delle carte. I consigli sono sempre gli stessi, quindi l'aggiornamento antivirus è necessario, browser e software sempre aggiornati che garantiscono anche degli acquisti più sicuri. I siti sono dei veri e propri negozi, quindi controllare se esiste una partita IVA, un numero telefonico fisso per poter colloquiare, parlare, interloquire
interloquire con qualcuno se si ha un problema, o anche per semplicemente per la garanzia del prodotto, e soprattutto anche avere un feedback delle recensioni delle persone che hanno già acquistato su quel sito, e non cadere nel tranello di costi o prezzi che vengono sottovalutati rispetto a quello che è in realtà poi il prezzo di mercato di quell'oggetto. Ancora cronaca con una notizia appena arrivata in redazione: è stato ritrovato senza vita l'uomo di 60 anni originario di Raiano, scomparso da domenica scorsa. A trovarlo la squadra dei finanzieri del soccorso alpino, che subito dopo mezzogiorno hanno avvistato il cadavere dell'uomo nei pressi del sentiero delle Uccole che da Raiano conduce verso l'eramo di San Venanzio. Decisivo per il ritrovamento è stato anche l'elicottero della Guardia di Finanza, che durante il sorvolo della zona ha avvistato il corpo disteso di Angelo Di Berardino, allertando immediatamente la squadra a terra. Sul posto è arrivato il medico di servizio del 118, che ha eseguito una prima ricognizione cadaverica, stabilendo che la morte risale probabilmente alla mattinata di lunedì. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero due le ipotesi al vaglio degli investigatori: un malore avvertito durante la passeggiata, che sarebbe poi risultato fatale, oppure la improvvisa perdita dell'orientamento, che avrebbe provocato uno stato confusionale nell'uomo, facendogli perdere l'equilibrio e cadere in una piccola scarpata. Nel frattempo il magistrato di turno sta decidendo se disporre o meno l'autopsia. In paese si è subito diffusa la notizia, provocando sgomento e dolore in quanti conoscevano il sessantenne scomparso. Proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo a Teramo. Il prefetto Graziella Patrizi ha inviato questa mattina in prefettura, ha invitato questa mattina in prefettura tutti i soggetti istituzionali del territorio per redigere un protocollo antiviolenza. Nel teramano i casi di maltrattamento in famiglia e contro le donne sono in aumento ed è urgente costruire una rete di sostegno per i soggetti più deboli. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. I continui casi di violenza contro le donne e il numero crescente di maltrattamenti in famiglia impensieriscono le istituzioni di Teramo. E così il prefetto Graziella Patrizi chiama a raccolta le forze dell'ordine, la procura, il tribunale dei minori, la provincia con le sue strutture antiviolenza, la commissione pari opportunità, i comuni, l'ASL, l'ufficio scolastico e l'università, per redigere tutti insieme un protocollo di prevenzione. Una rete sinergica tra soggetti istituzionali del territorio che devono dialogare tra di loro e scambiarsi dati e informazioni per migliorare il sostegno alle donne in difficoltà. Oggi inizia un progetto importante. Oggi inizia il cammino per la realizzazione di un progetto importante. Io conto che la sottoscrizione di questo protocollo avvenga entro giugno. Adesso, questa mattina, c'è la presentazione del protocollo in sede di conferenza provinciale permanente, dove il protocollo prevede venga istituita una cabina di regia per il monitoraggio, della situazione, l'analisi dei dati e poi anche per adottare le iniziative conseguenziali interistituzionali. Cercare di governare, limitare, prevenire le forme di violenza, favorire l'integrazione anche per esempio con le famiglie degli immigrati, nelle quali molto spesso avviene proprio a seguito del loro arrivo qua un'alterazione un po' dei ruoli all'interno della famiglia e quindi momenti di smarrimento. All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti dei servizi sociali dei comuni teramani, che a detta di tutti devono essere rafforzati perché sentinelle preziose sul territorio, oltre al centro antiviolenza La Fenice, gestito dalla provincia di Teramo. Che dati avete come centro antiviolenza La Fenice? Allora, purtroppo i dati sono in aumento e questo vuol dire sostanzialmente due cose: una, che il fenomeno della violenza sulle donne purtroppo non accenna a diminuire, ma io lo leggo anche con un risvolto positivo, nel senso che le donne finalmente cominciano ad intuire che esiste appunto questa rete antiviolenza, che esiste il centro antiviolenza e che c'è chi in provincia di Teramo le aiuta in maniera gratuita con persone competenti,
violenti, e colgo qui l'occasione per dire che non è assolutamente necessario denunciare, perché spesso quando si sente parlare di denuncia questo può essere un deterrente. Quindi io voglio sottolineare che la denuncia è soltanto poi un atto di liberalità della donna. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Torna il collegamento fra Pescara e Catania all'aeroporto d'Abruzzo ad operare il volo due volte alla settimana. Sarà la compagnia Volotea che questa mattina nell'aeroporto d'Abruzzo ha fatto atterrare il suo primo volo e ha poi presentato i dettagli del collegamento fra Abruzzo e Sicilia. A disposizione 16.500 biglietti. Vediamo insieme il servizio. Da Pescara si potrà volare verso Catania. Questa mattina è stato infatti inaugurato il volo della compagnia aerea low cost Volotea, che consentirà di ridurre le distanze fra l'Abruzzo e la Sicilia. Il collegamento avrà due frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì, per un'offerta totale di 16.500 biglietti a partire da 19 euro. I passeggeri quindi potranno raggiungere ancora più comodamente e con facilità Catania, una delle città più belle e vivaci della Sicilia e anche punto di partenza per escursioni nelle zone limitrofi. Volotea conta 15 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo avvenuto nel 2012, totalizzando più di 4,8 milioni di passeggeri nel 2017. Siamo felici di essere qui oggi per l'arrivo del nostro primo volo Volotea da Catania a Pescara. È atterrato oggi l'aeromobile e quindi partono da oggi i voli che collegheranno Pescara all'isola siciliana, in particolar modo a Catania. I voli sono operati due volte alla settimana, sono già in vendita sul sito di Volotea, volotea.com. Tutti i voli si possono acquistare con tariffe a partire da 19 euro a tratta, tasse aeroportuali incluse. Al momento sono in vendita per volare fino al 13 dicembre, ma ben presto lanceremo i voli anche per la stagione picco dell'inverno, cioè per Natale, per poi proseguire verso la prossima estate. Ci tengo a precisare che con Volotea è possibile portare a bordo due bagagli a mano, quindi un trolley e una borsetta per un peso totale di 10 kg e che è possibile portare a bordo anche piccoli cani e gatti fino a un peso massimo di 8 kg. Con l'arrivo del vettore Volotea qui all'aeroporto di Pescara proseguiamo questa nostra strategia di pluralismo dei vettori aerei, di arricchimento delle presenze. Volotea è una compagnia italiana molto importante in Italia e in Sicilia in particolare, e con questa rotta su Catania noi apriamo la Sicilia. Oggi con un successo strepitoso, perché abbiamo 115 passeggeri in arrivo e 111 in partenza, avendo disponibili 120 posti, e ci prepariamo con Volotea, se tutto andrà bene nei prossimi mesi, a nuove rotte molto importanti. Adesso andiamo all'Aquila, dove si è svolto l'open day dei carabinieri. I bambini delle scuole elementari sono entrati in caserma per conoscere i mezzi e le attività dell'arma. Sentiamo il servizio realizzato da Daniela Rosone. Una visita in caserma per conoscere le varie attività svolte dai carabinieri, ma anche i loro mezzi e le loro dotazioni. L'open day, riservato ai bambini delle scuole elementari del comprensorio aquilano, ormai è una realtà consolidata che rafforza ancora di più il legame tra l'arma e la città dell'Aquila. Il capitano Francesco Nacca, comandante della compagnia, come ogni anno ha accompagnato i bambini alla scoperta di quella divisa che raccoglie ammirazione anche nei più piccoli. Capitano Nacca, ogni anno questo momento è molto bello di condivisione con i bambini, fate vedere le vostre attività. Sì, anche quest'anno siamo alla terza edizione del, noi piace chiamarlo Open Day, a conclusione ovviamente di tutto un percorso fatto per tutto l'anno scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado, dove l'arma dei carabinieri approccia i bambini in un contesto di cultura della legalità. Appunto poi a conclusione di questo percorso che dura tutto un anno scolastico, organizziamo queste visite guidate all'interno delle nostre strutture, dove illustriamo le nostre attività e i nostri mezzi. I mezzi usati dai carabinieri, ma anche il poligono e la sala dove si fanno le foto segnaletiche agli arrestati. I militari hanno spiegato ai bambini e alle insegnanti tutte le attività che si svolgono all'interno della caserma, alla scoperta di un mondo che, grazie ad iniziative come questa, è sempre più vicino al cittadino. Si è spento improvvisamente nella notte il vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, nonché presidente cittadino di Chieti, Claudio Di Marzio, componente anche del consiglio di amministrazione di Credit Fidi dal 2011 e consigliere
di Confartigianato dal 2010 per poi diventare vicepresidente vicario nel 2014. Di Marzio conduceva da oltre 30 anni una storica attività di parrucchiere nel centro di Chieti. Aveva mosso i primi passi da apprendista a 15 anni nel 1977, era molto legato a Confartigianato, essendone parte sempre attiva e propositiva. L'associazione di categoria esprime profondo cordoglio a partire dal presidente e dal direttore, oggi dicono Francesco Angelozzi e Daniele Giangiulli. È venuto a mancare un pilastro della nostra associazione. Andiamo avanti. Nel comune di Lanciano è stato fatto il punto sulle associazioni Onlus che si occupano di sociale. Vediamo il servizio. Tutti insieme a sostegno del prossimo e di chi nella vita si trova in difficoltà. A un anno esatto dalla presentazione dei progetti aperti alla cittadinanza, le associazioni Lorenzo Facciungol e Condividiamo, a braccetto nei rispettivi ambiti per il sociale, hanno fatto un punto della situazione sulle attività portate avanti sul territorio. In conferenza stampa presso la sala consiliare del comune di Lanciano, Dora Bendotti, assessore alle politiche sociali, ha ribadito la grande convinzione nei progetti delle Onlus. Lo stesso assessorato ha messo a disposizione delle associazioni le risorse umane dell'equipe socio-psico-pedagogica dell'assessorato. L'associazione Lorenzo Facciungol è attiva con la casa di Lorenzo in via Rosato e si rivolge alle persone e alle famiglie che stanno attraversando un periodo di malattia di un proprio caro o che hanno vissuto un'esperienza luttuosa. L'associazione mette a disposizione gratuitamente nutrizionisti, psicologi e ancora legali, assistenti sociali, persino un corso di yoga. La Onlus ha organizzato per il prossimo mese di giugno il quarto memorial di calcio a 5 intitolato appunto a Lorenzo. L'intero ricavato sarà devoluto in favore della casa di Lorenzo. Maura Palazzini. Ci sono molti malati che si rivolgono a noi e molti familiari dei malati che hanno bisogno di un aiuto dal punto di vista psicologico, carte burocratiche. E noi vorremmo portare avanti e proseguire con questa iniziativa perché ci rendiamo conto che il malato non deve essere lasciato solo nel momento del bisogno. L'associazione Condividiamo si rivolge invece alle famiglie che hanno adottato o sono in via di adozione, oltre che alle famiglie affidatarie. L'obiettivo è quello di condividere le informazioni utili al processo di adozione, sia nazionale che internazionale, e per aiutare le tante coppie del comprensorio frentano a non sentirsi sole davanti alle tante questioni burocratiche da affrontare. Francesco Ferruccio. Poi abbiamo anche approfondito il discorso sanitario per i bambini che vengono da fuori, il discorso scuola, l'inserimento, l'inclusione, che è un problema risentito da tutte le coppie, perché tutti si sono andati a cozzare contro il sistema scolastico per quanto riguarda i bambini, i nostri figli, e anche testimonianze dirette da parte di adottati che ormai hanno una certa età, che hanno rimandato a noi coppie, a noi famiglie, praticamente il loro iter, però visto da parte loro, quindi la loro voglia di uscire, la voglia di riscoprire l'amore che è stato perduto grazie alla famiglia che ha adottato, la loro voglia di combattere e comunque di realizzarsi. Andiamo avanti con una notizia di sanità che riguarda l'ospedale Val Vibrata. Partita la riabilitazione ortopedica all'ospedale di Sant'Omero. La ASL di Teramo ha disposto l'attivazione di 5 posti letto, completando così la presa in carico del paziente ortopedico, che potrà giovarsi anche di un percorso riabilitativo specifico per un recupero in tempi brevi delle principali funzionalità motorie. Si tratta di un ulteriore valore clinico assistenziale, fa sapere l'ASL di Teramo, che si va ad aggiungere all'attività delle unità operative di ortopedia e traumatologia. L'attività viene svolta con il supporto del fisiatra, coadiuvato dalla sua equipe di fisioterapisti. Ad oggi i pazienti ricoverati sono oltre 20, le attività sono iniziate a metà aprile e si continua a registrare un tasso di occupazione, dice sempre l'ASL di Teramo, del 100% dei posti letto.
Proseguiamo, originale iniziativa quella portata a termine dall'Associazione Culturale Castellarte, si chiama Sifoni e dal 19 al 22 maggio scorso ha visto partecipare scuole medie ad indirizzo musicale che si sono cimentate in un concorso suonando su una nave da crociera che faceva rotta fra Civitavecchia e Barcellona. Sentiamo. Paolo Iaconi, l'Associazione Castellarte ha organizzato un evento davvero particolare, una competizione a livello musicale fatta su una nave da crociera. Ecco, quali sono i dettagli? Allora, la missione dal nome Symphony, la nostra idea, e cui abbiamo lavorato a livello organizzativo un bel po' di tempo, è un concorso per orchestre SMIM, cioè le scuole a indirizzo musicale, scuole medie, che si è svolta sulla nave Grimaldi Lines sulla rotta Civitavecchia a Barcellona. Quindi nel corso del viaggio sei orchestre si sono misurate in una competizione musicale. Come prima edizione è andata molto bene e l'entusiasmo è stato tantissimo da parte delle scolaresche e inoltre si è, oltre al viaggio, diciamo così, musicale, si è abbinato anche una visita guidata al, come avviene di solito nel viaggio di istruzione, quindi un programma completo diviso in 4 giornate. Maria Rosa De Isvaldi, qual è stata la componente un po' emotiva di queste giornate? La parte emozionale è stata soprattutto nostra perché avevamo una tensione particolare, è un progetto assolutamente innovativo, unico nel suo genere e abbiamo impiegato almeno 2 anni per poter far passare questo progetto alla Grimaldi che poi effettivamente insomma, ha capito, ha intuito la potenzialità di questo progetto e la cosa che ci ha fatto mostrato, veramente, ci ha dato la misura dell'importanza di questo evento è stato il commissario di bordo che ha detto che non si era mai emozionato così tanto. Un vincitore sicuro, ma il maestro ha voluto dare degli ex aequo come secondo premio proprio perché lo spirito non era quello della competizione pura. C'era una vera competizione, ma non in senso né punitivo né restrittivo. E adesso apriamo la pagina dello sport e partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Quella che si è appena chiusa è stata una stagione deludente per il difensore Cesare Bovo in quanto condizionata dagli infortuni. L'ex giocatore del Torino in scadenza di contratto vorrebbe restare in biancazzurro. Alessandro Crescenzi invece ha un accordo con scadenza giugno 2019 e proverà in estate a prolungare il contratto. Sentiamo le interviste di Paolo Renzetti. Cesare Bovo, allora finito il campionato, è arrivata la salvezza, quest'anno ci sono stati dei problemi a livello fisico, ma la domanda che molti tifosi si fanno è Bovo resterà il prossimo anno a Pescara, resterà per cercare di dare una mano a questa squadra, a questa società nel prossimo campionato di Serie B? Hai parlato con la società, con i dirigenti, col mister? Ma per ora non si sa nulla, non abbiamo parlato, non ho parlato con nessuno. Io lo spero anche perché dentro di me c'è tanto rammarico per come è andata questa stagione, tanta rabbia e spero di riuscire a farmi vedere anch'io, quindi vedremo. Continuerai a giocare comunque? Sicuramente sì. A Pescara oppure dove? Ripeto, spero qui, spero che si riesca a trovare un accordo. Io ho voglia di mettermi in discussione, di prendermi quello che magari ho perso quest'anno, purtroppo è andata male e quindi vedremo. Potresti anche decidere di negoziare un altro tipo di contratto, magari annuale, legato alle presenze? Ma è uguale, se la società vuole, pensa che possa dare una mano, penso che il problema di accordarsi non c'è, né da parte mia soprattutto, quindi devo rimettermi in gioco, ho voglia di farlo qui e spero
di riuscire a farlo. Alessandro Crescenzi ha un altro anno di contratto con il Pescara, ma probabilmente cercherà di prolungare questo contratto in vista del 30 giugno del prossimo anno. E questo è il tuo obiettivo, Alessandro? Sì, abbiamo raggiunto questo obiettivo comune che era la salvezza, che purtroppo ce la siamo rischiata fino all'ultimo, però l'importante era salvarci. E siamo contentissimi di questo e vogliamo ripartire il prossimo anno e fare un altro tipo di campionato. Io sì, ho un altro anno di contratto, sto bene qui a Pescara, ormai lo sapete anche voi. L'obiettivo è quello comunque di prolungare con, certo, il Delfino. Io qua a Pescara sto da Dio, quindi quello credo sia l'obiettivo finale. Scendiamo di categoria, ci sarà ancora da aspettare a Teramo per capire chi sarà il prossimo allenatore. Il duello tra Modica e Zichella tuttavia adesso vede il primo in vantaggio rispetto al secondo, ma non si esclude anche qualche altro nome finora rimasto top secret. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. La panchina del Teramo tra Giacomo Modica e Giovanni Zichella. Se non siamo al 50-50 tra i due contendenti, poco ci manca. Ma la novità di queste ultime ore è che l'allenatore siciliano sembra aver recuperato molto terreno, con Zichella che invece, in maniera speculare, di terreno ne sta perdendo, e anche parecchio. Dell'incontro che avrebbe dovuto portare al prolungamento dell'allenatore dell'ultima partita della stagione, ancora nessuna traccia. Il filo diretto con la dirigenza rimane comunque, ma anche a livello formale, oltre che sostanziale, andare ad incontrare Modica a Roma e rinviare l'appuntamento con Zichella data da destinarsi è un segnale abbastanza forte. Zichella è convinto comunque di poter ribaltare la situazione che lo vede sfavorito appena ne avrà l'opportunità. Ma con Modica il Teramo avrà presto un nuovo appuntamento per andare ancora più a fondo rispetto ai discorsi già intrapresi martedì. Per il momento si va verso un altro weekend durante il quale si faranno le valutazioni del caso e nella considerazione che altri profili potrebbero anche spuntare fuori nelle prossime ore, rendendo, se possibile, la scelta per Capitelli ancora più complicata. Ma di tempo non ce n'è ancora molto, l'allenatore va individuato il prima possibile per iniziare a lavorare sulle linee da seguire nel mercato estivo, che vedrà un sostanzioso restyling. Tanti gli addii, infatti, con parecchi contratti che andranno a scadenza il 30 giugno e non saranno rinnovati. Poi ci sono da considerare quelli che un contratto lo avranno anche nella prossima stagione e che, come nel caso di Amadio e Caidi, potrebbero però lasciare la casacca biancorossa. Ma per iniziare a dare in là le vere e proprie trattative serve che ci sia un progetto tecnico ben definito, e per questo occorre un allenatore. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per riempire la prima e più importante casella della stagione. Andiamo avanti con la pagina di sport, ma cambiamo disciplina e passiamo al futsal. L'Acqua e Sapone vince 7-8 ai calci di rigore la seconda partita della serie scudetto con la Luparense. Al Palasind di Bassano è stato un match sempre in salita per la squadra del patron Barbarossa, capace di rimontare più volte per poi spuntarla grazie alle prodezze del portiere Stefano Mammarella. Vediamo. Adesso L'Acqua e Sapone pareggia la serie scudetto con la Luparense e sogna il primo tricolore. Una interminabile gara 2, quella che si è consumata ieri sera al Palasind di Bassano, con la squadra di Perez che è stata almeno 3 volte sull'orlo del baratro, è riuscita altrettante volte a rimettersi in carreggiata e poi si è affidata al suo superman Stefano Mammarella, decisivo ai calci di rigore. Una partita iniziata come peggio non si poteva dall'Acqua e Sapone, che dopo neanche 5 minuti si è trovata sotto già di 3 reti, con la concreta possibilità dunque di andare sotto 2-0 nella serie. Due gol di Pablo Taborda e un rimpallo favorevole su Victor Mello a beffare Mammarella. Ci mette un po' la squadra abruzzese a riprendersi, ma poi arrivano due fiammate. Ancora l'ex Edgar Bertoni, uno che di queste gare se ne intende, trova il gol del 3-1 e poco dopo Murilo di testa insacca la corta respinta di Miarelli sul tiro di De Oliveira. All'intervallo l'Acqua e Sapone torna in vita, ma le cose sembrano precipitare nuovamente, tanto che allo scadere del secondo minuto della ripresa, nel giro di 20 secondi, la Luparense produce un altro scatto bruciante che porta il marchio di Rafinha, autore di una doppietta. Ancora una volta l'Acqua e Sapone si ricompone e ripristina il meno 1 con due conclusioni in diagonale dai lati opposti di Jonas e Lima. Gli ultimi 3 minuti sono al cardiopalma. Il contropiede chiuso da De Oliveira fa completare la rincorsa, ma un attimo dopo la Luparense va ancora avanti con Victor Mello, una mazzata che non è quella risolutiva,
perché Coco Wellington gestisce un pallone con grande freddezza e libera De Oliveira per il 6-6 dei tempi regolamentari, che non sarà modificato nel corso dei supplementari. Verdetto ha così rinviato ai calci di rigore e anche in questo caso strada in salita per l'Acque Sapone, gol di Borja Blanco ed errore di Lima. Poi sugli scudi sale Mammarella, che dice no a Taborda e Onorio. Coco Wellington e De Oliveira invece non sbagliano ed è così 1-1 nella serie, che ora si sposta a Pescara lunedì 4 e mercoledì 6 giugno. Mantenere il fattore campo vorrebbe dire vincere il primo scudetto. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera con la trasmissione Velo a partire dalle ore 21 e vi ricordo anche che da domani alle ore 20 per 7 sere consecutive andrà in onda l'appello del candidato. La trasmissione dedicata alle elezioni amministrative nella città di Teramo, 7 incontri con altrettanti candidati per scoprire e capire meglio quali sono i loro programmi per la città. Allora appuntamento come detto venerdì, domani alle ore 20, poi tutte le sere fino al giovedì successivo. È davvero tutto per quanto riguarda il TG6, il prossimo aggiornamento è alle ore 19.